ascolto. Riconosco che il programma è abbastanza, diciamo, inusuale, non difficile, perché quando lo ascolterete sarete rapiti, però è inusuale, non si vede in giro nei programmi del concerto, quindi c'è proprio una cosa e quindi poi è brutto, c'è la diede sulla montagna, così che non però non importa, dunque, come è nata questa serata? Questa serata è nata perché nell'associazione di cui noi siamo membri si fa una ricerca delle cose che si stanno perdendo per cercare, per evitare almeno queste perdite. Per cui abbiamo recuperato uno scultore come Diego De Minicis, abbiamo riparlato di Antonio Mollari, che è stato un architetto di Corridonium molto importante, di cui non si parla più. E tra le altre cose, adesso ci siamo interessati alla musica del Novecento. Da un po' di tempo, 2 anni fa abbiamo fatto uno spettacolo, il cammino dell'opera dall'Ottocento al Novecento, perché tutti siete attratti da Verdi e da Puccini, e perché no da Zandonai e da Pizzetti. C'è qualche problema dietro tutto questo, e l'abbiamo trasferito questo problema anche alla musica pianistica, perché tutta la musica pianistica del Novecento è praticamente ignorata, per esempio Ennio Corvino, per esempio Goffredo Petrassi, per esempio Malipiero, Casella, insomma sono autori di cui non si parla. Dice Alessandro Zignani, che è un direttore d'orchestra, musicologo, eccetera, la musica negata, musicisti e musica del periodo fascista. Tutti gli autori di quel periodo lì è stata fatta un'operazione chirurgica, è stato tolto e allontanato e non se ne parla più. Invece Maria Callas cosa diceva? Amatemi o odiatemi, ma non mi dimenticate, l'oblio è la morte più perversa che ci sia. Allora abbiamo pensato insieme ai musicisti che tra poco vi presenterò di riparlare di Ennio Corvino, musicista sardo che però ha fatto della musica non folkloristica sarda, dalla Sardegna avrà portato quel senso di tragico che c'è nel popolo sardo, che ha fatto della grande musica, è stato osannato quando era in vita, morto, lui è nato nel 1910, è morto prima dei 50 anni, quindi sarà morto intorno agli anni 55, così, dimenticato, se non se ne parla più. E questa è una cosa che a noi ovviamente dispiace e quindi cercheremo di parlarne, portando 2 brani molto importanti, il preludio in modo religioso e ostinato, che sarà il primo pezzo che ascolterete, e poi la sonata drammatica. L'assessore un giorno mi dice: Franco, perché non facciamo qualcosa per Diego De Minicis? Diego De Minicis è il nostro scultore che io ho aiutato a ritirare su dal bolio, che io amo moltissimo, ha avuto una vita brevissima, è morto a 29 anni in Russia. Però secondo me ha lasciato delle impronte notevoli, forse non sono state completamente valorizzate, e dato che questo è il comune, penso che il comune dovrebbe ripensare a fare qualcosa, ma non cercare il grande critico, il grande nome, cercare lo studioso, che è cosa diversa, perché il critico può essere anche non appropriatamente studioso, che prenda tutte le carte, tutti i suoi appuntini, tutti i suoi schizzetti, disegni e poi li guardi, cerchi di leggere, non dica quello è brutto, questo non è buono, non c'è niente di brutto. Perché Diego De Minicis scriveva nel gesto, perché praticamente, questo è per esempio il monumento a Filippo Corridone. Allora qualcuno mi ha fatto, che è venuto a vederlo, oh! Regina, regina, ma che regina? Vai un po' avanti, Andrea.
Questa è la testa di ciò che non comprende, la bocca aperta, gli occhi verso il cielo. Sembra regina questa? Questa è la salta davanti. C'è Spadoni che sta morendo solo in una lotta, nessuno lo considera. La morte per De Minicis è un fatto solitario, è un fatto intimo. Vai un po' avanti. Mentre la nascita è affollata d'amore. La puerpera, il bambino raccolto dalle levatrici, il marito che le sta accanto. La nascita è qualcosa di gioioso, è qualcosa di corale, nella morte è solitaria. Quindi questo è il pensiero. Vuole ridarmi la prima? È possibile? La via Crucis. La Via Crucis è giudicata, se non dico la è giudicata brutta, invece dovrebbe essere riconsiderata. Questa è la prima stazione della Via Crucis. Allora uno si aspetterebbe, no? Un Gesù Cristo martoriato, sofferente. Invece di quello che ha sofferto si legge un piccolo segno, le sue mani sono così, sono legate da una catenella. Quello è il simbolo. Ma lui è ieratico, è radioso. Perché? Perché la sofferenza l'ha reso divino, l'ha reso punto di riferimento per l'umanità. Vedete la gente a terra, la Roma a terra che cerca di lanciarsi verso di lui, perché Cristo con la sua sofferenza è diventato punto di riferimento per l'umanità. Lui, quando divenne commissionato alla Via Crucis, disse: io dovrò leggere e pensare molto per capire profondamente la figura di Cristo. E così è stato. Quindi lui non ha fatto un'opera, diciamo, di routine che tutti si sarebbero aspettati, ha fatto un'opera sua, che logicamente non è piaciuta nemmeno a Monsignor Manfroni, che era l'esperto d'arte di Fermo, e quindi l'hanno bocciata. E poi queste bocciature sono venute anche dopo, quindi c'è da rifare tutto il lavoro. Quindi ho provato tra Porrino e il nostro scultore De Minicis una certa affinità. Ambe due nella vita sono stati molto considerati. De Minicis, quella scultura Santa Lavanti, aveva 22 anni, gliel'hanno esposta al Castello Sforzesco di Milano. Quindi il suo maestro, che era Francesco Messina, lo teneva sul palmo della mano. Però dopo c'è avuto quella sorte che ha avuto, come Porrino. Tutti i critici di quei tempi, non solo i critici italiani, uno potrebbe pensare di regime, ma i critici stranieri, Kadig, per esempio, che era un tedesco, ne parlavano benissimo, lo dovete trovare su internet. Una volta morto, tagliato. Allora, questa finita, abbiamo pensato, perché non mettere insieme, vero? Assolutamente. Io ringrazio pubblicamente il professor Berchesi per tutta l'operazione che ha fatto da tantissimi anni a questa parte. Ricordo già dal 2005, quindi oltre 10 anni fa, iniziamo a recuperare le opere di De Minicis. Lui ha fatto un lavoro certosino nel catalogarli uno a uno, tutti i bozzetti e anche le opere che ci ha lasciato De Minicis. Per me è un onore aver avuto un berlinese come lui, come concittadino e artista. No, è importante ricordarlo, e l'abbiamo voluto proprio ricordare a 75 anni dalla morte. Quest'opera, ad esempio, assomiglia molto all'opera del Pensatore, che ho trovato poi. Queste sono opere perdute, da qui abbiamo le foto, ma perché c'è stata tutta una disgrazia dietro l'altro con la morte. Diciamo che è stato molto sfortunato nella sua vita di Vicis, non solo la sua morte. E a soli 29 anni della seconda guerra mondiale, e per questo andrebbe comunque ricordato, perché sia pure nella sua breve vita artistica ci ha lasciato delle bellissime opere d'arte, e come dice sempre il prof, ha avuto delle ottime intuizioni, perché andava molto oltre la visione prettamente scultorea e riportare la realtà come era la persona, ma come in questo mezzo lustro che vediamo voleva riportare sempre anche l'anima di quella persona, e qui riusciamo anche a poter intravedere qualche segno caratteriale di questa persona. De Minicis è stato, e lo ricorderemo per sempre qui a Petriolo, come questo ragazzo giovane che ha saputo anche interpretare benissimo, come diceva Pierre Prof, la morte,
Pochi anni fa c'è stata la conferenza dei 100 anni della morte di Filippo Cotiloni, per cui lui partecipò al concorso, ma purtroppo non vinse perché era poco celebrativa la sua opera. Ebbi la fortuna di conoscere i discendenti di Corridoni, alla quale feci vedere, questo è un piccolo aneddoto, feci vedere questa, il bozzetto che noi abbiamo, un plastico in scala 1 a 10, e loro proprio dissero, ecco, questa era l'opera che avrebbe veramente celebrato Filippo Corridoni, anche egli è un tragico destino, anche lui è morto giovanissimo della prima guerra mondiale, e per questa strana coincidenza De Micis ebbe la stessa fine. E questa intuizione quindi di De Micis verso Corridoni nel come rappresentarlo, e vedere che poi la sua famiglia ha riconosciuto molto di più a distanza di anni questa giusta rappresentazione piuttosto che quella che invece poi fu realizzata a Corridoni, devo dire che mi ha molto inorgoglito e mi ha fatto capire molte cose in più su questo grande artista. Come amministrazione era doveroso ricordarlo, ricordare tutti i nostri grandi artisti di Petriolo, e quest'anno era giusto farlo verso di lui, verso questo splendido talento, purtroppo venuto a mancare troppo giovane, perché sicuramente avrebbe fatto un'ottima carriera brillante e l'avrebbe meritata. Non ci dilunghiamo, andiamo avanti e lo ricordiamo, e nel ricordarlo invito sempre i petriolesi a visitare il museo non appena tornerà a Gitile, che comunque purtroppo il terremoto ha reso anche inagibile anche la struttura dove attualmente risiedono tutte le opere. Spero quanto prima che possiamo riaprirlo al pubblico e farlo conoscere sempre di più, dalle scuole, ai ragazzi. Siamo stati contattati anche dagli insegnanti di scultura da Macerata che vorrebbero vederlo, e quindi quanto prima cercheremo di fare una piccola deroga per far godere della visione delle sue opere agli studiosi e a chi comunque sia interessato. E questa sera con la musica ricordiamo quindi quel periodo del primo Novecento, che ha dato anche tantissimi artisti in ogni campo, e assaggiamo quindi questi nuovi pezzi sdoganati finalmente, e ne godremo per tutta la serata. Iniziamo, io direi di chiamare i pianisti a questo adesso punto. Adesso vi presento i due pianisti, sono, vi dico in ordine alfabetico, no? Michele Ciocchettini. Però era il saluto aulico di quei tempi. Quindi l'uomo non è eroe, quando muore è un uomo che muore. Quando è morto la società lo celebra come eroe. Questo è il pensiero. Allora un critico mi deve dire anche questo, non mi deve dire se lo stile è ancora quello di qua o di là. Prima di tutto c'è il pensiero, dopodiché c'è la realizzazione. Basta. Buon ascolto a tutti. Grazie. Buio. Il mio corrido secondo me può stare senza problemi.
contemporanei lo stesso salato incerto del mondo, perché su tutto questo brano, perché è un compositore completo, innovatore, e non capisco perché effettivamente sia scomparso da tutto, dal salato incerto, anche appunto la memoria, e soprattutto è un compositore italiano che in questo periodo sarebbe molto importante ricordare. Comunque, non ascolto. Thank you.
contestualizzarlo artisticamente, perché spesso, come dicevamo prima, è stata anche la sua sfortuna, cioè la scarsa popolarità è stata dovuta al fatto che è stato spesso contestualizzato storicamente con vicende che non erano assolutamente legate all'arte, ma legate ad altri aspetti della società. Cerchiamo invece di capire un po' cosa succedeva artisticamente in Europa e anche oltre Europa. Ad esempio c'era un compositore in quel periodo in Russia, che si chiamava Dmitri Shostakovich, che soffriva un po' delle stesse pene, se vogliamo, di cui soffriva Porrino, cioè era un po' ostacolato, soprattutto internamente, da quello che era all'epoca il regime dominante, insomma. Quindi era sicuramente osteggiato per le sue idee, comunque era una situazione sempre un po' ambigua, a volte veniva diciamo utilizzato come simbolo della potenza dell'Unione Sovietica nel mondo, a volte invece molte sue opere, per esempio, venivano censurate perché portatrici di messaggi poco diciamo convenienti per il regime. Poi ci dilungheremo troppo, passiamo invece a capire che cosa succede in questo periodo quando Porrino scrive questo brano. Intanto Shostakovich viene inviato in Germania dall'Unione Sovietica, viene inviato nella commissione del primo concorso internazionale a Lipsia dedicato a Johann Sebastian Bach, quindi il musicista per eccellenza. Viene invitato un compositore russo e mandano Shostakovich in commissione. Durante questo concorso si presenta una pianista russa, anche lei probabilmente inviata a manifestare, diciamo, quella che era il potere e la grandiosità del suo paese, e nonostante il programma richiedesse vari brani di Bach, ovviamente, ma venissero chiesti solo alcuni preludi e fuga di Bach, che sono delle... Bach ha scritto 48 preludi e fuga nel dicembre per temperato, al concorso venivano richiesti gli altri candidati, alcuni di questi. Lei si presentò al concorso dicendo: io non ho presentato, non ho preparato nessun preludi e fuga in particolare, li conosco tutti e 48, chiedetemi quello che volete. E questa cosa sicuramente colpì molto la giuria, tant'è che la Nikolaev, Diana Nikolaev si chiamava, vinse il concorso, e Shostakovich rimase, che era una giuria, molto colpito da questa pianista che non conosceva. E allora cosa fa? Torna in patria e decide lui stesso di scrivere una raccolta di preludi e fuga, come aveva scritto anche Johann Sebastian Bach. Le somiglianze, è abbastanza inutile andare a cercare perché il numero è lo stesso, ma perché è legata alla tonalità. L'ordine in cui vengono proposti è diverso rispetto a quello di Bach, sta di fatto che c'è un legame molto forte con Bach. Faccio soltanto un esempio molto breve: il primo preludio e fuga di Bach, che tutti conoscerete perché è anche legato alla memoria di Gounod, sentite questi accordi, sono gli stessi accordi con cui Shostakovich inizia il suo primo preludio e fuga. O per esempio, se prendiamo il secondo preludio e fuga di Bach, il secondo di Shostakovich ha lo stesso carattere. La fuga di Bach, fuga di Shostakovich. Si capite che il linguaggio è diverso, però comunque c'è una certa, come dire, un certo richiamo al passato, che non è uno scimmiottare, un copiare qualcosa che già sentito, ma è un rileggerlo con gli occhi di un compositore del 1950. Vi propongo stasera i primi tre preludi e fuga di Dmitri Shostakovich. Thank you.
Thank you.
studente di pianoforti di Roberto Valli, che è già raro trovate uno in una sala da concerto stasera, non era del tutto eccezionale, mai visto credo per un genere, grazie all'organizzazione, una cosa che non sia mai avvenuta, due pianoforti C7 di questo livello insieme contemporaneamente. Sfruttiamoli, cominciamo a fargli dialogare e faremo ascoltare la regia di Francis Poulenc, bravo professore francese, anche lui è passato, però è stato un po' amato dai francesi, ma nella sua vita è passato un brutto periodo perché era omosessuale e quindi fece outing all'epoca e venne un po' osteggiato dagli intellettuali di quell'epoca e soffrì moltissimo questa situazione. Grande compositore e ha scritto questo brano per una contessa alla quale lui aveva dedicato il suo concerto per due pianoforti e orchestra, quindi era una persona che era evidentemente molto molto legato, e questa contessa morì improvvisamente e lui gli dedicò questa elegia. L'elegia è un brano dal carattere piuttosto malinconico e funebre. Molti compositori hanno scritto elegie, basta ricordare i due tri di Rachmaninoff per esempio, scritti, soprannominati entrambi elegiaci, scritti per la morte di Tchaikovsky e per la morte di Anton Rubinstein, quindi era diciamo una sorta di omaggio che il compositore faceva ad un'altra personalità. Ad esempio nel tri di Rachmaninoff diciamo, il brano si conclude con una marcia funebre, quindi un tema molto sommesso, mesto, che accompagna proprio il cedere della, forse della cerimonia religiosa, non so. E invece Poulenc si inventa qualcosa di totalmente nuovo, che non stiamo a rivelarvi, ma ascolteremo. E faremo questo brano perché, per ricordare tutti i compositori che sono scomparsi dalle sale da concerto e sono stati dimenticati, e in fondo regia è un buon modo per ricordare questi compositori che non dovevano assolutamente essere dimenticati dalle sale da concerto, soprattutto italiane. Thank you.
Dopodiché, siccome questo concerto è dedicato a Diego De Vinci, si chiamava molto la musica, io quando ho riordinato un po' le sue carte, ricordo di aver trovato un fogliettino dove c'era un gran numero di musicisti, però lui aveva una passione speciale per Chopin. Noi non potevamo mescolare Chopin che è 800 puro con il Novecento, ma alla fine, finito il concerto, se voi volete, come bis, diciamo, e i musicisti accoglieranno la richiesta che fece Diego De Vinci poche settimane prima di morire, scriveva alla madre, però ogni giorno le scriveva, fece un post scriptum. Dite a Maria Pia, che era la cognata, di suonare ancora quel valzer di Chopin. Allora dopo ci sarà qualcosa di questo genere, ma con questo non vuol dire che non avrebbe apprezzato Borrino, perché erano un po' delle persone molto originali, che non si legavano. Infatti abbiamo visto con la Bertucci, sarebbe stato tutto originale. Però ecco, quel grido lanciato dalla Russia poco prima di morire verrà accolto in questa sala a fine concerto. Un'altra cosa che volevo dire è che dobbiamo ringraziare profondamente il Conservatorio Giovan Battista Bergonesi di Fermo, perché per due volte ci ha concesso la sala per fare le prove insieme. Logicamente i pezzi solistici li facevano ognuno a casa loro, ma questi pezzi, così a due pianoforti, ci voleva l'opportuno uomo, quindi ringrazio il direttore. Ringrazio anche la famiglia di Diego De Micis che ci accorta sempre il fatto di tenere incomodato d'uso, cioè è disponibile a disposizione di chiunque ne voglia vedere le sue opere d'arte, e quindi comunque pubblicamente l'amministrazione ringrazia sempre la famiglia De Micis che ci avvicina e ci aiuta a promuovere questa sua figura. Questa cosa meravigliosa, allora ho avuto il coraggio di andare in una sala di concerto e di chiedere alla Eleonora, alla direttrice, di ascoltare questo brano di Borrino. E lei è rimasta fulminata. Ha detto: questo brano starà nel prossimo cartone. Questa è una buona cosa. Cosa buona e giusta. Può essere
essere eseguita nella sua forma originale o per voce recitante e pianoforte. Quindi era prevista una sua introduzione all'interno di un dramma, di un'opera teatrale, per questo credo abbia deciso pure di chiamare questo. Buon ascolto. Thank you.